Bene, oggi mi trovo sopra Pontebba, Studenalta, pista di fondo Val Gleris, una pista di sui 7 km dove ci sono anche due percorsi con le ciaspole che dopo vediamo. Questo è il punto di noleggio sci e bar e ristorante. Questo è il noleggio di sci, che di solito è aperto domenica e sabato e domenica, sì. E qui iniziano le piste. Inizia la pista, abbiamo tre itinerari, 3 km, 5, 7 e mezzo. E poi ci sono questi due. C'è il sentiero della Volpe e sentiero dell'Orso, che sono pista per ciaspulatori, che sono due percorsi abbastanza facili, c'è uno un po' più lungo, uno un po' più corto. Ecco, quella laggiù in fondo abbiamo le 7 picche. Ecco, già qui abbiamo un cartello, seguiamo quello più lungo. Bene, ho incrociato lungo la pista da fondo, comunque di fianco, il percorso, ci sono due percorsi, quello della Volpe e quello dell'Orso per l'uso delle ciaspole, e questo è un'indicazione del sentiero dell'Orso, che è un sentiero di 3 km e mezzo. È un dislivello in altezza di 120 metri. Comunque oggi sono con gli sci da fondo. Bene, ho affrontato giù di là il tratto di salita cosiddetta, mi sembra che si chiama Salita dell'Orso, che è la più impegnativa di questa pista. Comunque tutto un saliscendi, adesso si scende e ho rincontrato Segui l'Orso, sempre la pista da utilizzare con le ciaspole. Adesso scendo. Sono sempre sulla pista da fondo e ho incrociato questo cartello Segui la Volpe, che è un sentiero per ciaspole di 4 km e mezzo e 175 metri di dislivello in salita. Comunque adesso proseguo sempre per la pista da fondo. Il sole è laggiù, ma non qua. E qua vi assicuro che c'è una bella differenza di temperatura, perché fa bel freddo. Il percorso
è sempre comunque un sali scendi continuo, bello. Allora qui abbiamo la deviazione, la pista da 3,75 km sulla destra e 5 km sempre sulla destra. Io sto, adesso mi sposto, sto facendo la pista di 7,5 km, questo dovrebbe essere il quarto chilometro e i cartelli ci sono ogni incrocio, per cui non si può sbagliare. E là dove c'è la volpe, questo è sempre il tratto che sarebbe questo calpestato qua con le ciaspole, che poi devia giù attraverso la pista e devia giusto di là. Comunque andiamo sul percorso più lungo. Ecco, mi trovo sempre sulla pista Val di Gleris, alle mie spalle ci sono le sette picche così chiamate. È ottimo questa pista, comunque ben segnalata anche per chi magari non conosce il posto. Ci sono questi bei tre anelli. Ecco, adesso proseguirò ancora un po', sempre parecchia salita comunque, perché sale, scendi un attimo e dopo per salire è sempre impegnativo. Bene, è uscito il sole, si sta molto meglio, perché in quella zona d'ombra, in fondo alla valle, parecchio freddo, anche se non sembrava ci fosse, ma c'è. Bene, adesso proseguo. Là in fondo è il punto più o meno di partenza dove sono partito, perché la pista si allontana giù di là e poi lungo il bosco fa il giro, segue alle mie spalle per dopo ritornare giù da questo lato e ritorniamo al punto di partenza. Bellissimo oggi il panorama, questo è il letto del torrente. Bene, un tratto in discesa, adesso la pista si sviluppa tra gli 860 metri ai 950 metri come quota, per un dislivello in salita di 250 metri più o meno dovrebbe essere. Questo adesso è uscito il sole, è quasi mezzogiorno, per cui in questa parte, che è la parte più alta, c'è il sole. Adesso scendiamo, andiamo giù. Si scende dopo tanta salita.
cartello di pericolo, vediamo cos'è. Allora, quello è il ristorante bar, c'è anche il noleggio. Prima ho fatto tutto con la zona in ombra, quella zona in ombra là, che è ancora in ombra e sarà in ombra per tutto il giorno. E poi abbiamo fatto il giro, salito sopra, su per di là e ridisceso. Ecco, bella pista, anche la battitura è buona. In questo centrofondo, insomma, ci sono questi tre anelli di Val di Gleris sopra Pontebba. Tutto il giro, grazie per aver guardato il video, alla prossima.